Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Nonostante sia a bordo del mio kayak, oggi vi presento un video di spinning dalla riva. Però prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i video che pubblicherò. È un'operazione molto veloce, però per me sarebbe importantissimo. Ora via con la sigla. Via. Bene ragazzi, come anticipato questo è un video di spinning da riva. Avevo con me la 843 abbinata al Vanquish 5000 e in questo video vi mostrerò come questa canna sia capace di sopportare cambi repentini di approccio. Infatti stavo pescando con il Silent Assassin 160, ma alcune avvisaglie che mi hanno fatto credere ci fossero predatori diversi da quelli che stavo insidiando mi hanno portato quindi a un cambio radicale di approccio che poi si è rivelato vincente. Niente, vi lascio al video, quindi non vi anticipo nient'altro e buona visione. Ehi! No! Che botta! Che botta! Mamma mia! Mannaggia la miseria. Ci vorrebbero artificiali piccoli. Con quelli li prenderemo sicuramente. Il tanto è piccolo, eh. Non ci arriva là. Ma c'è la testina extra deep, è diverso. Thank you.
ci vorrebbe il soare che ho, ma non riusciamo a convincermi. Oh, no, non succede. Oh, può anche essere, però boh. Il periodo mi sembra quello dei caranghi, quindi... No, duva. Sì, sì. Sì, sì. Con il pin spot. È bastato cambiare approccio. Bellissimo. Ora lo rilasciamo subito. Fantastico. Eravamo con il long jerk, abbiamo visto delle piccole mangianze e ho pensato, nonostante l'attrezzatura fosse, diciamo, sovradimensionata rispetto a quest'esca, via. Bene ragazzi, il video termina qui. Prima di concludere, io voglio ringraziare Luigi e Francesco, che sono i due sostenitori del mio canale attraverso la piattaforma Patreon. Come detto in video precedenti, è una piattaforma che consente il supporto dei creatori di contenuti attraverso donazioni mensili nell'ordine di pochi euro. Quindi qualora voleste contribuire anche voi, troverete i link in descrizione del mio canale Patreon. In descrizione troverete anche i link dei prodotti che utilizzo di solito. Si tratta di uno Shimano Shop e, come dico sempre, basta registrare l'eventuale acquisto nella vostra pagina personale del sito Shimano Fish Network per godere del terzo anno di garanzia. Io spero che questo video vi sia piaciuto e, se così è, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere se avete mai pensato, comunque se avete mai attuato un cambio così netto di approccio nel giro di pochi lanci. Fatemi sapere chiaramente poi com'è andata, cliccate il tasto mi piace se avete apprezzato questo tipo di contenuto e condividetelo con chiunque possa essere interessato all'argomento.
Chiaramente iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo al prossimo episodio per una nuova avventura di pesca. Ciao!